Bene, saluto le relatrici, i relatori, di nuovo il professor Luconi che farà da discussant in questo panel e a quanti ci stanno raggiungendo per partecipare a questa sessione di lavori di cantieri di storia. So che i tempi, ecco, sono stretti, sono contingentati, quindi concedetemi soltanto qualche minuto per introdurre appunto il tema del panel e i relatori. Il panel è dovuta ad un'idea mia e di Francesca Cadeddu. Siamo da un po' di tempo colleghi e compagni di lavoro e di studio alla Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna. Francesca è anche al tempo stesso ricercatrice al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia, all'interno di un PRIN sul pluralismo religioso. Abbiamo poi incluso, siamo riusciti poi ad imbarcare anche un caro amico della fondazione, oltre che personale, che è Massimo Fagioli. Il professor Fagioli insegna alla Villanova University di Filadelfia, ci sta seguendo infatti dagli Stati Uniti, è un esperto di cattolicesimo statunitense, di cattolicesimo contemporaneo, di Vaticano II, ed è oltre una voce anche oltreoceano molto ascoltata, molto seguita per quanto riguarda ciò che accade nel cattolicesimo statunitense nella Santa Sede. Abbiamo imbarcato anche una giovane collega che saluto, che ringrazio insieme a Francesca e Adele Valeria Messina, è membro Adele, membro del Laboratorio di Ricerche Storiche, Filosofiche e Politiche del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria e della Central European History Society. È esperta di Olocausto, di storia della sociologia e insomma, con mia grande invidia anche di Digital Humanities. E poi, appunto, last but not least, l'ho salutato, è il professor Luconi che ha accettato di leggere in anteprima i nostri paper e poi di commentarli e di valutarli anche al termine delle nostre presentazioni. Nel 1991, in un testo destinato a fare scuola per quanto riguarda gli studi della cosiddetta post-secolarizzazione, Gilles Kepel ha definito il 1979 come l'anno della rivincita di Dio. Perché proprio in quell'anno, con grande sorpresa di chi considerava la religione in ritirata, destinata a scomparire, travolta dall'avanzata della razionalità illuminante della secolarizzazione, ecco, con grande sorpresa di costoro, in realtà nel 1979, disse Kepel, Dio si ritrovò, ecco, con un'immagine un po' colorita, si ritrovò con tutti i pezzi forti nelle posizioni giuste della scacchiera. A Washington era presidente un Pio Battista della Georgia, in Roma era stato da poco eletto Papa un figlio della cattolicissima Polonia, un anticomunista per Costituzione, un pontefice destinato a cambiare a modo suo la fisionomia del cattolicesimo romano in una fase cruciale del post-concilio in Medio Oriente, avveniva la rivoluzione comunista, a Gerusalemme governava Menachem Begin, un ebreo osservante che indossava in pubblico la kippah, recitava le preghiere e anche per questo era stimato, tenuto in considerazione dalla frangia sionista e ortodossa dell'ebraismo israeliano. Facile notare il fatto che delle tre persone che ho appena nominato, ecco, il grande assente in questo panel è il presidente statunitense, Jimmy Carter. Il protagonista, infatti, è il suo successore Ronald Reagan. Questo perché, se è vero che Jimmy Carter, come giustamente ha detto Kepel, si è trovato alla Casa Bianca nel momento più alto della marea fondamentalista, in un certo senso ne è finito anche travolto, è anche vero che però fu il suo successore, appunto Ronald Reagan, di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario del suo insediamento alla Casa Bianca, fu lui che ha saputo, meglio del suo predecessore, meglio di Carter, sfruttare in modo originale e inedito questo prepotente ritorno sulla scena pubblica della religione e del sacro, soprattutto nella sua accezione fondamentalista e conservatrice. Il nesso tra politica e religione, tra politica estera e religione, non è certo inedito nella storia degli Stati Uniti, ma quello che è inedito nella presidenza Reagan
questa deliberata strategia di cattura di un movimento cristiano conservatore trasversale alle denominazioni, come cercheremo di dimostrare, che era nato nel clima apocalittico generato dai primi test nucleari, che si era nutrito di una rappresentazione spirituale della competizione con l'Unione Sovietica, che aveva riassorbito il trauma della Great Society johnsoniana e che all'inizio degli anni Ottanta, il momento in cui inizia la storia, il periodo che vogliamo prendere in esame in questo panel, all'inizio degli anni Ottanta aveva ormai saturato la sua capacità di crescita ed era quindi alla disperata ricerca di uno spazio politico in cui misurare finalmente la propria forza nello spazio pubblico. Del varco che Reagan ha aperto in questo variegato mondo fondamentalista e la sua paca o galassia di interessi, cercheremo di discutere in questo panel. Abbiamo selezionato due quadranti strategici che hanno caratterizzato la presidenza Reagan, vale a dire l'America Latina, o meglio l'America Centrale e il Medio Oriente. Abbiamo cercato di allargare la nostra analisi a tipi di fondamentalismi diversi da quello evangelicale, infine abbiamo cercato di rintracciare dei fili di lungo periodo che hanno percorso i due decenni successivi fino ad oggi, in un momento in cui, dopo la presidenza Obama e dopo la parentesi di Trump, il fondamentalismo, quantomeno quello cristiano, sembra essere entrato in una fase di crisi e di costante riflusso. Se abbiamo appunto l'originalità delle nostre considerazioni verranno valutate poi alla fine dei nostri interventi dal professor Luconi. Noi ci alterneremo autonomamente, prenderemo la parola autonomamente nell'ordine che avevo detto prima. Prima quindi inizierà Francesca Cadeddu, poi io, poi il professor Fagioli e poi Adele. E abbiamo a disposizione, lo sappiamo, 15 minuti di tempo, vi pregherei appunto di rimanere il più possibile all'interno di questi 15 minuti, al termine poi il professor Luconi farà la sua sintesi e immagino ci sarà anche spazio e tempo per le domande da parte di chi ci sta seguendo. Termino qui la mia brevissima introduzione, quindi lascio la parola a te Francesca. Ci parlerai appunto del linguaggio religioso di Reagan e del modo in cui la sua public diplomacy in un certo senso cercò tramite il linguaggio e tramite le parole di catturare appunto l'attenzione di questo del fondamentalismo cristiano in questo caso. Grazie della Luca. Presidenza Reagan. Prego Francesca. E grazie a tutti e a tutte per essere qui. Appunto il mio intervento si sviluppa in due punti, uno sulla fede di Reagan, nello specifico entrerò nel linguaggio religioso di Reagan e poi cercherò di delineare alcune conclusioni. Quando nel 2008 Arnaldo Tessi raccontava il secolo degli Stati Uniti, descriveva l'energico presidente Ronald Reagan come un improbabile campione di valori religiosi e familiari. Ed effettivamente, ad esclusione di alcuni testi dai tratti un po' più apologetici, la gran parte degli scritti che affrontano il tema della religiosità di Reagan concorda nell'evidenziare la discrepanza tra la vita che ha vissuto e le campagne che ha sostenuto. Dagli studi emerge come molte di queste campagne abbiano sì ricevuto il suo sostegno, ma solo nelle parole e non nei fatti. Né la lotta antiabortista, né quella per la preghiera nelle scuole, ottenerono da parte sua un investimento politico significativo. Ciò nonostante sappiamo che negli anni della presidenza Reagan la svolta a destra, diremmo così in italiano, ha coinciso con una svolta nella destra cristiana, che ha trovato nell'amministrazione un terreno fertile per le proprie idee e per le politiche da lei immaginate, che a quella stessa amministrazione ha restituito in cambio sostegno politico e culturale. Le caratteristiche di questo beneficio mutuo, che nel tempo hanno consolidato il sodalizio tra il Partito Repubblicano e l'evangelicalismo, emergono chiaramente in un'analisi presentata da Clyde Wilcox e Karin Robinson nel fortunatissimo Onward Christian Soldiers, che nel 2001 ha marcato la sua quarta edizione. E dove appunto si evidenzia come da un lato Jerry Falwell, che sappiamo pastore battista, leader del gruppo fondamentalista più in vista sul finire degli anni 70, che è la Moral Majority, appena conclusa l'elezione dell'80 non perse occasione televisiva, e appunto sottolineo televisiva, per reclamare il ruolo cruciale degli evangelicali nella vittoria di Reagan. Dall'altro abbiamo il neoeletto presidente che dal canto suo
cerca il supporto di questa promettente compagine elettorale e le apre le porte della Casa Bianca. Ne sostiene le battaglie, ma appunto, come sappiamo, con un entusiasmo incostante. Le priorità per Reagan sono note, furono principalmente quella di soddisfare le aspettative dei conservatori in politica economica ed estera, tagliando le tasse per le grandi imprese e favorendo la ripresa dell'industria e della macchina militare. In particolare a partire dai primi anni 2000, la fede di Reagan è diventata oggetto di studi, alcuni dei quali hanno cercato di comprendere le motivazioni di fede che hanno guidato le azioni e le parole del presidente, e spesso questi studi non si sono, si sono abbandonati a giudizi sulla sua ortodossia e sulla genuinità dei suoi proclami e delle espressioni della sua moralità. Dal punto di vista della fede più privata, la più comune delle critiche è quella alla sua scarsa frequenza della Chiesa durante gli anni della presidenza, alla mancata relazione diretta con un pastore in particolare, che è abitudine per i presidenti, e in ultimo, ma non in ordine di importanza, anche la critica all'interesse che lui e sua moglie avrebbero avuto nei confronti dell'astrologia. Ma questi aspetti della religiosità del presidente sono un dato di fatto che, oltre a non determinare la reale o mancata sincerità della fede di Reagan, non produce effetti significativi per un'analisi come questa che cerco di presentarvi, che si concentri sulla sua retorica pubblica. Ciò che interessa questa analisi è che, al di là delle intenzioni che l'hanno determinata e guidata, la retorica che ha contraddistinto la presidenza Reagan aveva effettivamente un ampio richiamo a valori morali, che Reagan ha assunto come condivisi da gran parte della nazione e di cui si fa portatore in politica interna, ma anche in modo più altisonante in politica estera, quindi in modo più evidente. E se da un lato questo non ci stupisce, perché già nel 67 Robert Bella attribuiva al presidente a quella che poi David Fairbanks avrebbe chiamato funzione sacerdotale, dall'altro credo che sia interessante guardare alle formule che Reagan e i suoi autori hanno individuato per comunicare una certa posizione morale in alcuni contesti specifici e comprenderne il significato culturale e politico. E questo ho cercato di farlo anche alla luce di studi di linguistica quantitativa, che tra l'altro confermano effettivamente un incremento nell'utilizzo del linguaggio religioso proprio a decorrere dalla presidenza Reagan, e in particolare, questo lo sappiamo, nelle presidenze repubblicane. Quindi la retorica religiosa reaganiana, come si presenta? Gli esempi più significativi di un linguaggio religioso che negli anni della presidenza non siano riconducibili a quella che definiamo religione civile, quindi citare Dio, il destino manifesto, secondo me ruotano intorno a quattro temi: la crociata, la preghiera, l'impero del male e l'aborto. Adesso condivido con voi le tre slide che ho preparato, che quindi saranno veramente brevi. Allora, la crociata. Vedete la crociata, giusto? Non vedete il mio testo? Ok, così continuo. Allora, la crociata è un tema che emerge per la prima volta in chiusura del discorso di accettazione della candidatura alla convention repubblicana del 17 luglio 1980. Il testo che avete davanti agli occhi, non lo leggerò per brevità, ho evidenziato alcuni fili conduttori che sono emersi già con Reagan governatore, con Reagan in campagna elettorale, e che, nonostante i meccanismi di revisione del suo dipartimento di speech writing particolarmente complicati, sui quali tornerò, rimarranno nel testo. E quindi abbiamo la fiducia nella provvidenza, la scelta di includere gli ebrei in una tradizione, in una storia comune ai cristiani, quindi in un destino comune, e la preghiera silenziosa. Abbiamo quindi la persecuzione di ebrei e cristiani, un destino comune. Il tema della crociata è per larga parte una costante nei discorsi in difesa della libertà. Ricordo qui il discorso al Parlamento britannico dell'8 giugno dell'82, dove lui parla di una crociata per la libertà che coinvolgerà la fede e la forza d'animo delle prossime generazioni per il bene della pace e della giustizia. E dopo quel discorso al Parlamento britannico userà espressioni come crociata mondiale per la libertà, campagna globale per la democrazia, una strategia per la libertà e una crociata per promuovere e sostenere i valori democratici, e così via. Quindi il tema della crociata è effettivamente ben presente nel suo linguaggio, in misura inferiore associata alle riforme economiche,
E poi, a partire dall'86, viene completamente, dico completamente assorbito dalla retorica della War on Drugs. Quindi la crociata è esclusivamente associata a questo tema. Secondo tema, la preghiera. La preghiera, e in particolare la preghiera nelle scuole, è un tema che riscontriamo dal 26 febbraio 82, e che permane sino anche alla campagna in favore di Bush Senior. Il 26 febbraio dell'82 siamo in occasione della consueta cena annuale della Conservative Political Action Conference e Reagan inserisce la preghiera in un programma di governo che tra le materie non strettamente economiche include anche l'aborto. Quindi preghiera nelle scuole e aborto sono i due temi non di natura economica. Qualche mese dopo, il 17 maggio, Reagan invia alle Camere la proposta di emendamento alla Costituzione che vorrebbe appunto reinserire la preghiera giornaliera, che viene non sostenuta dal Senato e poi bloccata definitivamente con la sentenza della Corte Suprema Wallace versus Jeffrey dell'85. La questione torna nel radiomessaggio alla Nazione sulle questioni di politica sociale l'anno successivo. La preghiera nelle scuole fa parte dei moral essentials che vanno a corredo del focus sulla famiglia, che è la top priority per l'amministrazione. Un anno ancora dopo, quindi abbiamo una cadenza annuale nel modo di riproporla, alla ripresa dell'attività legislativa, ovviamente questo si inserisce appunto nella campagna per far approvare l'emendamento costituzionale, nell'84 con toni molto meno moraleggianti e quindi più scacciati su un registro costituzionale, Reagan parlerà di preghiera nelle scuole come diritto basilare. Dedicherà a questo anche un radiomessaggio immediatamente prima del voto in Senato, che sappiamo poi essere stato negativo e quindi il tema andrà a cadere. Terzo tema, impero del male. Evil Empire è un'espressione che è coniata da Anthony Dolan, che è il capo del suo dipartimento di speechwriters, che è cattolico, lo sottolineo, ed è lo stesso autore del discorso al Parlamento britannico di cui vi accennavo prima. E Reagan la pronuncia in occasione dell'annual convention della National Association of Evangelicals a Orlando l'8 marzo dell'83. Il discorso è indirizzato a una compagine elettorale che ha grande familiarità con temi morali, ovviamente sono gli evangelicali, e che dopo 2 anni dall'insediamento del presidente già ne riscontra il tiepido interesse nel portare avanti quelle battaglie proprie della destra cristiana. Quello che mi interessa sottolineare di questo testo è che, secondo quanto riportato da quello che era allora il coordinatore del Dipartimento di Speech Writing, il discorso era stato pensato per essere di assoluto basso profilo. Quindi, nel meccanismo di revisione, che è solitamente molto complesso, perché c'è un redattore, il caporedattore lo rivede, poi viene mandato ai dipartimenti, può essere il Dipartimento di Stato o altri dipartimenti che sono interessati nel meccanismo, viene riportato poi nel Dipartimento di Speech Writing, presentato al presidente, il presidente lo rivede, insomma, ci sono tanti passaggi nella costruzione. Ecco, nel caso di questo testo non c'è stato alcun passaggio, perché sarebbe dovuto essere un testo molto semplice, quasi banale. Per cui dal redattore è andato al caporedattore, il caporedattore l'ha approvato, nessun altro l'ha riletto. E per questo motivo, così banale, diremmo, dobbiamo, secondo me, ascrivere le parole scelte per il discorso non tanto nell'ottica, per come l'abbiamo letto poi in tanti, di un messaggio di politica estera, ma quanto piuttosto nel tentativo di rinsaldare il legame con quel pubblico evangelicale che ascoltava il presidente. E quindi vi mostro il testo. Come vedete, il testo parla di fenomenologia del male, dottrina del peccato, riconosce i peccati degli Stati Uniti, ma dice li abbiamo superati, quindi noi adesso nel guardare a chi predica la supremazia dello Stato dobbiamo stare attenti, perché il focus del male nel mondo è lì dove si parla di supremazia dello Stato, e soprattutto non cadiamo nella tentazione di considerarci al di sopra delle parti e di pensare che le parti abbiano un peso uguale in questa storia, perché c'è un impero del male con impulsi aggressivi contro il quale noi combattiamo.
E credo, mi vorrei fermare un attimo su questo perché credo che sia utile allargare la visuale e la contestualizzazione del test nello specifico. Noi sappiamo che la ricetta dell'amministrazione Reagan per contrastare nel modo giusto, quindi con un aspetto fortemente morale, moraleggiante, l'Unione Sovietica era quella di risanare l'economia nazionale, rafforzare il potere militare statunitense e quindi con questo rafforzare la potenza nucleare. Nei primi anni della presidenza, sia il risanamento dell'economia nazionale che il rafforzamento del potere militare effettivamente, sono misure che faticano a palesarsi in modo chiaro e il presidente deve fare i conti insieme a questo con un dissenso crescente in merito alla corsa agli armamenti nucleari, che nello specifico è manifestato in modo altisonante dalla conferenza episcopale statunitense. Il 3 maggio dell'83, dopo lunghe negoziazioni intercorse anche con l'amministrazione, che per l'occasione ha mandato i suoi migliori cattolici a contrattare con la conferenza episcopale, questa pubblica appunto la lettera pastorale The Challenge of Peace, God's Promise and Our Response, nella quale si condanna l'uso di strumenti immorali, come le armi nucleari, per perseguire fini anche giusti, come quella di contrastare l'ateismo sovietico. Il discorso sull'impero del male è stato pronunciato non a caso 2 mesi prima, nel marzo dell'83. Quindi il discorso esce, la lettera dei vescovi esce nel maggio dell'83. Reagan parla di impero del male nel marzo dell'83, durante le negoziazioni che ancora erano aperte con la conferenza episcopale. E sappiamo che Anthony Dolan, ritorno a dire, lo speechwriter cattolico del presidente, ha costruito con lui quel discorso anche per contrastare il dissenso cattolico, che, ispirato dalla gerarchia, avrebbe potuto in quel caso costituire anche un elemento di contagio su compagini più moderate dell'elettorato. E quindi penso che sia utile soffermarsi su questo incrocio tra politica nucleare, posizione cattolica e sostegno alla destra cristiana, perché mette in luce alcune delle dinamiche emerse da ricerche un po' più recenti, che sono riuscite a guardare al neoconservatorismo da una prospettiva non maggioritaria, quindi non esclusivamente evangelicale, comprendendone le sfaccettature anche confessionali, quindi non soltanto evangelicali, ma anche cattolici, ma anche altre componenti religiose della società, e che ci restituiscono un quadro più articolato che mette in una prospettiva storica più precisa, e qui immagino che altri colleghi dopo di me si collegheranno, mette in una prospettiva storica più precisa l'alleanza che Reagan ha costruito con la Santa Sede in funzione antisovietica per quanto riguarda la politica estera e per scavalcare la gerarchia cattolica statunitense negli affari interni. Ultimo tema, le posizioni antiabortiste. Vi mostro subito la slide col testo. Quindi, come ho già evidenziato, la percezione delle posizioni di Reagan rispetto alla questione dell'aborto in ambito conservatore è stata materia di ampio dibattito e di molte delusioni. In effetti, i discorsi che mettono a tema la questione con maggiore attenzione, ad esclusione di quello chiaramente in supporto dell'emendamento sull'aborto, che viene definito dallo stesso Reagan moderato. Tutti i discorsi sono unicamente enunciati per un pubblico religioso o in occasione di ricorrenze che hanno a che vedere con il tema specifico della vita, Human Life Day, Single Parent Day, National Adoption Week, quindi vita e famiglia. Tra questi, la retorica religiosa presidenziale emerge con maggiore enfasi nel testo che vi sto mostrando, che è destinato ai National Religious Scusate, National Religious Broadcasters, del 1 gennaio dell'83. Come vedete, i temi che emergono sono la terra promessa, il piano divino, l'amore speciale per la libertà e il riferimento alle donne e alle associazioni che sostengono le donne che portano avanti gravidanze indesiderate, come coloro che vivono il messaggio dei grandi comandamenti. Il primo è quello di amare il tuo Dio come te stesso, il secondo è quello di amare il tuo prossimo. Devo dire che sono andata alla ricerca di un quinto tema, che era quello della Bibbia e delle citazioni bibliche, invano, nel senso che evidentemente per fare un'analisi di questo genere servirebbe un lavoro sulle concordanze. Stiamo parlando di 4 milioni di parole pronunciate in 8 anni di presidenza, quindi difficilmente sarei riuscita a fare un lavoro di questo genere, soprattutto dal punto di vista qualitativo, in modo efficace. Reagan ha indetto l'anno della Bibbia, quindi mi aspettavo dei riferimenti biblici più diretti, soprattutto nell'83, che è appunto l'anno in questione. Però dai dati che sono emersi, questo diciamo è un
un riferimento generale a questo lavoro. Ho lavorato sui testi raccolti dall'American Presidency Project. Per chi di voi non lo conoscesse, è un progetto che va avanti ormai da più di 10 anni, portato avanti dall'Università della California Santa Barbara. All'interno del corpus raccolto di tutti i testi, tutti i discorsi dei presidenti, nel caso della presidenza Reagan, la Bibbia viene citata in modo contestualizzato soltanto in 6-7 discorsi, quindi veramente una percentuale bassissima. Ovviamente bisognerebbe fare un lavoro sulle concordanze. E qui concludo, vado alle conclusioni. Dopo aver guardato i testi, cercato di contestualizzarli su questi 4 temi, quello della Bibbia non riuscito, io credo che la retorica religiosa reganiana sia una spia chiara ed evidente del rapporto che lui e la sua amministrazione hanno voluto intessere con la destra cristiana, che è sì un rapporto mutualmente benefico, che soffre però della debolezza del commitment del presidente. Un'analisi come quella che ho condotto, che quindi si è focalizzata su temi potenzialmente win-win, cioè condivisi a tutti gli effetti centrali, mostra come, a differenza di come parte della letteratura cerchi di dipingere la relazione tra i due come speciale, no? Eccezionale, il presidente abbia utilizzato in modo più diffuso questa particolare retorica in contesti nei quali i destinatari erano già pronti a riconoscerla e recepirla. Ed è stato solo grazie all'opera di leader come Jerry Falwell che il messaggio è stato poi amplificato anche in modo televisivo a vantaggio dell'agenda della destra cristiana di allora. Quindi Reagan usa il suo bully pulpit per ispirare più che indirizzare, cioè inserisce nel dibattito pubblico un vocabolario di termini sì legati alla destra cristiana, ma che lui non necessariamente incarna e che nella sua retorica trovano spazio e legittimazione, ma ancora una volta in un contesto specifico ben delineato. Un ultimo aspetto veramente piccolissimo, degno di nota, se guardiamo prima ancora che le formule scelte per esprimere i principi morali a chi e come ha costruito quelle formule insieme al presidente, qui torno al gruppo di speechwriters, emerge un quadro parzialmente diverso rispetto all'opinione diffusa che appunto l'amministrazione fosse di chiaro orientamento prettamente evangelicale. Credo che anche Luca tornerà su questo. Il dipartimento, che è guidato prima da Aaron Bakshan e poi da Ben Elliott, che non sono cattolici, ha come main speechwriter il già citato Anthony Dolan, per tutta la presidenza, un cattolico, ed è composto da Dana Rohrbacher, che è battista, Peggy Noonan, che è cattolica, Alan Meyer, di cui purtroppo non sono riuscita a ricostruire la filiazione religiosa, e Peter Robinson, che è cattolico. Quindi siamo davanti a un gruppo di redattori, di intellettuali, perché siamo davanti a un gruppo di intellettuali, redattori di orientamento chiaramente conservatore, ma per almeno una metà cattolico. Io questo credo che non sia del tutto indifferente, credo che scalfisca l'idea di un'amministrazione tutta evangelicale, che sia capace quindi di mandare un segnale forte su valori morali e famiglia di matrice evangelicale. E credo che contribuisca a descrivere un quadro di grande cambiamento per la compagine cattolica, che certamente in questa presidenza, grazie alla convergenza su posizioni sociali ed economiche conservatrici, trova terreno fertile per coltivare la propria ascesa all'interno delle reti tessute tra Capitol Hill e la Casa Bianca e nella macchina partitica repubblicana. Qui mi interrompo e lascio lo spazio a Luca. Grazie Francesca, anche che pur focalizzandoti sul linguaggio religioso di Reagan sei riuscita ad anticipare molti dei temi, appunto lo hai sottolineato anche tu, molti dei temi che poi verranno sviluppati da noi tre nelle relazioni che adesso presenteremo. A questo punto mi do la parola e ci spostiamo in America Latina, in America Centrale per la precisione, grosso modo in latitudine del Nicaragua. Cercherò nel tempo a disposizione di ricostruire, di rintracciare l'origine di quella che nella sociologia viene considerata la teoria del complotto, che vuole appunto un'alleanza strategica di Reagan con le chiese fondamentaliste, evangelicali e pentecostali, come teste di ponte appunto di una strategia di penetrazione in America Centrale a favore del capitalismo in funzione anticattolica, antiteologia della liberazione. Poi al termine poi del mio intervento proverò sulla linea, diciamo sulla pista aperta da Francesca nel suo intervento, e meno male che è stato il primo, nella pista di Francesca una lettura alternativa, una lettura diversa appunto del ruolo delle chiese nella strategia, nella geopolitica di Reagan per quanto riguarda nella fattispecie
l'America centrale, appunto. Sbaglierebbe chi pensa che l'esistenza di una correlazione tra la destra religiosa e l'imperialismo statunitense e l'America Latina sia stata sdoganata negli anni 80 del Novecento. Una semplice ricognizione della letteratura grigia prodotta in ambito cattolico all'inizio del secolo basta infatti a scontornare alcuni aspetti di questa tesi. Era infatti opinione diffusa nella pamflettistica antiprotestante degli anni 20 e 30 che missionari evangelici presenti in gran numero in America Latina fossero gli agenti neanche troppo segreti di un disegno egemonico volto ad infettare con l'eresia protestante il corpo sano della cristianità ispanica per poi sottometterlo al dominio del denaro e del mercantilismo. Non c'era ad esempio conferenza o lezione sull'avanzata protestante in America Latina che il gesuita Camillo Crivelli iniziasse senza raccontare di quando nel 1911 Theodore Roosevelt, contemplando le distese della Patagonia, condivise con il suo accompagnatore, un argentino, un esploratore argentino, l'auspicio che presto o tardi tutto il Sud America si convertisse al protestantesimo per poter prendere parte al sogno di progresso del destino manifesto. Crivelli non poteva sapere né immaginare che ancora 50 anni dopo il suo aneddoto preferito avrebbe fatto bella figura nel prontuario retorico di un giornale marxista e del capo dei vescovi sudamericani. Nel 1982 lo ritirò fuori l'editorialista di punta della Barricada, che era l'organo di stampa del movimento sandinista, e nell'85 lo rispolverò al presidente del Consiglio Episcopale latinoamericano. Inteso che dietro la reiterazione dell'ipsissima verba di Roosevelt si celava l'intenzione di dimostrare due assunti di partenza diametralmente opposti, ovvero la volontà americana di sabotare l'appoggio cristiano alla rivoluzione per i sandinisti e la conquista spirituale di un continente cattolico per il vescovo, credo che l'esempio appena offerto sottolinei bene il retaggio religioso della postura anti-statunitense, di riflesso antiprotestante, che negli anni Ottanta contaminerà in modo trasversale le culture politiche e posizionamenti ideologici. Un retaggio che verrà filtrato da esperienze e teologie cristiane diverse, prima dall'intransigentismo cattolico di Marco Ottocentesca, che gridava al complotto liberal-massonico protestante ordito ai danni della vera fede, poi dall'immaginario organicista degli anni 30, che non contemplava alcun tipo di diversità, anche cristiana, e poi ancora negli anni 60, dallo scroscio di studi sociologici con cui si fecero a pezzi i locci codificati di una cultura missionaria attardata su categorie e metri di epoca coloniale, e infine negli anni 70 dagli appelli con cui le teologie della liberazione dichiaravano la loro impotenza davanti ad un capitalismo che stava conquistando l'anima e il destino del continente. Transitato da una stagione all'altra, diluito o accentuato a seconda dei casi, il postulato di una corresponsabilità protestante nei ritardi sociali dell'America Latina resterà così sedimentato sul fondo di una lettura delle vicende centroamericane che, come si vedrà, una letteratura di natura sociologica, antropologica e pastorale, variamente accreditata come liberazionista, anticolonialista e terzomondista, si incaricherà di documentare in presa diretta. Che fosse necessario monitorare attentamente il panorama religioso dell'America Latina lo aveva affermato una prima volta il rapporto Rockefeller nel 69 e lo aveva ribadito quello di Santa Fe nell'80, che aveva consigliato al candidato in pectore del Partito Repubblicano di dotare la propria politica estera di un'estensione spirituale più affidabile di quella che poteva offrire il cattolicesimo sudamericano. Considerato che il candidato in questione avrebbe di lì a poco raccolto i frutti di una campagna elettorata giocata anche su un attento utilizzo della retorica fondamentalista, nonché, come abbiamo visto, sul sostegno di un network cristiano conservatore come la Moral Majority, non fu difficile per i detrattori di Reagan accusarlo di aver trasformato il cristianesimo di matrice fondamentalista in una forma di antidoto anticomunista da inoculare nel tessuto religioso dell'America centrale. Miscela di evidenze storiche e di antiprotestantesimo di ritorno, quando a montarla erano istituzioni e organi di stampa cattolici, questa teoria fu per buona parte del decennio la pietra angolare di un filone storiografico assai precoce e che in molti casi non nascondeva la sua simpatia per la causa rivoluzionaria. La prima di questa salve di colpi partì nell'82 dall'Istituto dei Studios Politicos per America Latina e Africa di Madrid. A finire sotto accusa fu l'Institute for Religion and Democracy di Washington, che era un think tank, lo è tuttora, conservatore, che avrebbe fatto da centro di smistamento dei contatti tra la CIA, i Contras e le chiese evangelicali del Nicaragua, oltre che da megafono alla propaganda antisandinista presso le organizzazioni indigene del paese.
Nell'84, un rapporto pubblicato dal North American Congress on Latin America diede invece un'idea di quanto fitta fosse la rete dell'evangelicalismo in America Latina e di quanto profondi fossero i pozzi da cui attingeva le sue risorse economiche. In questo caso il dito veniva puntato contro i programmi di sviluppo promossi dalla Central American Mission e contro la Campus Crusade for Christ, che con un bilancio globale di 90 milioni di dollari faceva del suo meglio per tenere giovani e studenti sudamericani lontani dall'impegno politico. E se le maratone di preghiera con cui il più celebre telepredicatore d'America, Pat Robertson, ritorna, raccoglieva fondi per i Freedom Fighters del Nicaragua avvenivano sotto gli occhi di milioni di telespettatori, ci vollero le inchieste del Washington Post per portare alla luce, già nell'82, la trama che in Guatemala legava i capi della Moral Majority e due membri del gabinetto presidenziale al dittatore Rios Montt, fervente pentecostale, uomo forte della lotta all'insorgenza guerrigliera di sinistra, per cui nel 2013 fu condannato per genocidio. Uno studio recente di Virginia Garrard Barnett ha messo in luce come l'improvvisa ascesa di questo militare in congedo, un ex democristiano, con un passato politico fallimentare alle spalle e un'occupazione a tempo pieno come predicatore reborn, avesse in realtà colto impreparati il Dipartimento di Stato e lo stesso ambasciatore a Città del Guatemala. Ma come una volta apparso in mimetica alla televisione di Stato, invocando l'aiuto di Dio nella missione di restituire pace, ordine e moralità alla nazione, dalle parti di Washington ci si fosse dati da fare per recuperare il tempo perduto. Con un occhio chiuso sulle atrocità compiute per sradicare la guerriglia insurrezionalista e l'altro attento a che le denunce delle violenze fossero presentate all'opinione pubblica come il frutto della propaganda marxista, l'amministrazione americana fu decisiva nel drenare risorse e uomini della destra cristiana in grado di stendere un velo di presentabilità su quanto stava accadendo in Guatemala. Un giovane antropologo statunitense di nome David Stoll, impegnato in quegli anni in alcune ricerche sul campo tra le popolazioni indigene del Mesoamerica, pubblicò nell'82 uno studio sul Summer Institute of Linguistics, un controverso organismo fondato negli anni 30 dal missionario texano, un dispensazionalista, William Towson, per la conversione dei popoli indigeni attraverso la traduzione dei testi sacri nelle lingue americane. Ne risultò che dalle Sierras del Messico e del Guatemala a quelle andine del Perù e della Bolivia, il Summer Institute si stava rivelando particolarmente funzionale a coprire con iniziative educative umanitarie, finanziate più delle volte da enti governative come l'US Agency for International Development, una capillare azione di contenimento all'avanzata dei movimenti indigenisti che per esempio esploderanno lì all'inizio degli anni 90 in Messico. Il pedigree accademico di Stoll non lascia in realtà spazio a ipotesi di simpatie verso le stanze del cristianesimo liberazionista, ma vale comunque la pena sottolineare, a proposito di reciproche contaminazioni, come le sue ricerche sul campo abbiano incrociato il vasto fronte di denuncia che da Leonidas Proagno, vescovo degli Indios, a Pax Christi, si era levato in quei primi anni 80 contro una macchina missionaria ben oliata, si diceva, dal denaro statunitense. Il cambio di guardia alla Casa Bianca e la fine della Guerra Fredda spensero di colpo i riflettori sui piccoli paesi del Centro America, che 10 anni prima la recrudescenza del confronto bipolare voluta da Reagan aveva sospinto sul proscenio delle tensioni globali. Di qui il progressivo alleggerimento della presa statunitense sulle dinamiche interne del paese e quindi il graduale deflusso degli schieramenti che fino a quel momento avevano polarizzato anche il dibattito pubblico negli Stati Uniti e oltre. Per quanto riguarda il Guatemala, l'amicizia degli Stati Uniti non arrise nuovamente a Rios Montt quando questi, deposto una prima volta nell'83, provò nel 95 a riprendersi il potere per via elettorale. L'opzione di sostenere un personaggio divenuto ormai internazionalmente impresentabile non era, per così dire, delle più allettanti, soprattutto se quasi ovunque i paesi dell'America Latina stavano in quel delicato passaggio nei primi anni 90 stavano optando per formule politiche meno caudigliste, fatta eccezione per il Perù di Alberto Fujimori. Prima che dagli anni 90 in qua la marea del social turn sommergesse gli studi sul protestantesimo latinoamericano e quelli sulla nascita della destra religiosa e spegnesse fino a tempi molto recenti ogni interesse storico, e sottolineo storico, circa l'interazione di questi due fenomeni nella public diplomacy statunitense, l'ultima ipotesi di un qualche rilievo storiografico l'ha avanzata proprio Stoll, un antropologo, nel 90, benché senza attendere che il tempo portasse la questione al punto giusto di raffreddamento. Controcorrente rispetto al flusso storiografico del momento, che abbiamo visto puntava il dito
su questa teoria del complotto, Stoll espresse l'opinione che nel decennio sandinista in Nicaragua una qualche forma di repressione del cristianesimo ci fosse stata, soprattutto ai danni della componente evangelicale e pentecostale del cristianesimo nicaraguense. Ma credeva anche che questa fosse stata abilmente sfruttata dagli esperti di public diplomacy per giustificare un intervento sempre più massiccio nel paese. Per la prima volta, in sostanza, si affacciava negli studi l'idea che il vero nodo della questione non fosse tanto l'entità dei conflitti sul campo e quindi la necessità di misurarli, di misurare queste spaccature sul campo del cristianesimo nicaraguense, quanto il modo in cui questi furono catturati e utilizzati dalla macchina propagandistica statunitense per allineare dietro il presidente un fronte compatto di cristiani che puntellassi, in questo caso, la sua controversa politica in Centro America. Una prospettiva interessante, quella di Stoll, recentemente accolta dagli storici, ora che gli archivi sono consultabili, data la sua capacità di illuminare diversi aspetti della vicenda, a cominciare dai suoi protagonisti. Per una questione di numeri e di visibilità mediatica, il fondamentalismo evangelicale è stato sempre considerato il target preferito dei think tank repubblicani e dunque il più studiato. Ma poca attenzione, almeno fino a tempi recenti, è stata dedicata al posto che l'elettorato cattolico conservatore e la Chiesa di Roma più in generale occupavano nell'agenda politica di Reagan. A ben vedere, infatti, nell'amministrazione che tra i suoi successi annoverò quello di aver ristabilito le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, erano i cattolici e non gli evangelici a ricoprire alcuni posti chiavi del governo, l'abbiamo visto anche con la relazione che mi ha preceduto, e nel mio caso, nel caso del tema in questione, a dirigere anche gli affari centroamericani della Casa Bianca. Tra questi c'erano il primo segretario di Stato di Reagan, Alexander Haig, William Casey, il direttore della CIA, il capo dello staff presidenziale era cattolico, Donald Reagan, e soprattutto Faith Whittlesey, a capo di un organo molto importante, fondamentale nella politica centroamericana di Reagan, l'Outreach Working Group on Central America, un'agenzia creata dall'amministrazione nell'83 per mobilitare l'opinione pubblica americana e anche latinoamericana, centroamericana, a sostegno delle comunità religiose vessate dal regime sandinista. La presidenza Reagan si intreccia del resto con lo sbocco di un processo che ha visto l'accesso dei cattolici all'elite politica del paese e la conseguente trasformazione dell'elettorato cattolico in un interlocutore permanente di primo piano per il sistema partitico degli USA. Non è dunque da escludere, come ha recentemente osservato Teresa Chili nel suo studio sulla guerra domestica dichiarata da Reagan alla Congregazione Cattolica di Merrick, la più attiva nel sostegno ai movimenti di liberazione in Sud America, l'idea che la martellante campagna propagandistica in difesa della libertà religiosa conculcata dai sandinisti fosse rivolta, oltre che a mobilitare la base evangelica del Partito Repubblicano, data per certi aspetti come scontata, come già acquisita, anche a fare bottino dell'elettorato cattolico, considerato di gran lunga più cauto, più moderato, più conservatore di una gerarchia episcopale, troppo indipendente da Roma e soprattutto troppo emancipata sul piano nazionale, da reiterare la passività dimostrata 20 anni prima verso l'avventura in Vietnam. Sfruttando alcune conclamate assonanze tra Reagan e Giovanni Paolo II, lo vedremo con l'intervento che mi seguirà, assonanze su cui il mito giornalistico della Santa Alleanza ha costruito molta della sua fortuna storiografica, l'amministrazione provò dunque a intercettare oltreoceano le simpatie del proprio anticomunismo. Ma a dispetto di un'apparente coincidenza di interessi e soprattutto dietro la cortina mediatica che l'amministrazione era riuscita a creare con Giovanni Paolo II, la Santa Sede si tenne in realtà libera dal contrarre alcuna alleanza strategica con Washington che inibisse la sua vocazione planetaria o che la silenziasse a comando quando gli squilibri sociali che denunciava non erano quelli della metà del mondo sottoposta al comune nemico sovietico. Lo dimostrò nel 1987 il segretario di Stato Agostino Casaroli, che aveva una certa familiarità con le questioni latinoamericane, visto che in gioventù era stato assegnato al suo primo incarico in segreteria di Stato proprio al desk latinoamericano. Casaroli, che divenuto segretario di Stato, ribadì a Reagan, sempre più irritato dai tentennamenti vaticani sul Nicaragua, che la Chiesa Cattolica non aveva alcun interesse a distribuire i torti e le ragioni di un conflitto atroce che stava tenendo in scacco l'intero Centro America. E lo suggellò molto tempo dopo, nel 1999, l'esortazione post-sinodale Ecclesia in America, con cui la Santa Sede
affermò l'esistenza di un rapporto paritario fra America Latina e American Yankee, rifiutandosi in questo modo di riconoscere agli Stati Uniti quel diritto di prelazione sui destini del continente che da almeno due secoli regolava le relazioni intraamericane. È certamente plausibile che la Santa Sede abbia dato poco filo al gioco di sponda in cui Washington cercava di attrarla, come diceva anche Francesca prima, per scavalcare un episcopato americano indocile anche sulle politiche di riarmo e per arruolare Roma nella guerra al comunismo e a quelle che venivano considerate, la guerra al comunismo, a quelle che venivano considerate le distorte suggestioni politiche che la teologia della liberazione andava diffondendo nel continente. Resta tuttavia il sospetto che mentre il mondo lo abbia puntava il dito contro la complicità del fondamentalismo evangelicale, anche la Chiesa Cattolica abbia fatto la sua parte nella facilitazione di un'offensiva religiosa tesa a sottrarre terreno ad un cattolicesimo di base considerato come senza troppe sfumature, come eversivo o come potenzialmente tale. Mietendo la teologia della liberazione, Roma aveva di fatto finito per disarmare la componente spiritualmente e socialmente più reattiva del cattolicesimo sudamericano, ottenendo come risultato, ed è un risultato ancora visibile, quello di fare della psicologia d'assedio l'unica risposta ad un evangelicalismo arrembante riuscito a giungere fin sotto i bastioni di un monopolio confessionale a lungo ritenuto inespugnabile. Io ho concluso in questa staffetta senza perdere fiato, ma insomma passo la parola, se vuole prendere fiato a Massimo Fagioli, che ci parlerà invece appunto cercare di decostruire questo mito della Santa Alleanza a cui ho accennato nei rapporti appunto tra Reagan e Giovanni Paolo II, anche in un'ottica di strategie globali. Quindi prego Massimo. Molte grazie. Il mio paper affronta questo tema molto dall'alto, senza aver indagato archivi oppure letteratura grigia come i due specialisti che mi hanno preceduto. Il termine cristatlantismo è un termine che si ritrova in Italia nel periodo post-conciliare negli ambienti del cattolicesimo progressista, in un momento caratterizzato dalla ridefinizione teologica dei rapporti tra Chiesa e politica sulla scia del Concilio Vaticano II. Quella ridefinizione aveva come obiettivo specialmente il rapporto tra cattolicesimo e Occidente dal punto di vista della politica internazionale, geopolitico e strategico, con un riferimento polemico evidente negli Stati Uniti, al fine di facilitare uno sganciamento dall'atlantismo su cui i cattolici italiani si erano divisi fin dal primo dopoguerra. E il termine cristatlantismo non si ritrova veramente nella letteratura degli Stati Uniti e ancor meno nell'autocoscienza dei cattolici negli Stati Uniti, ma è importante perché aiuta a comprendere le diverse fasi nell'allineamento tra cattolicesimo e le leadership politiche statunitense negli ultimi decenni. Nel novembre 2020, infatti, l'elezione di Joe Biden, il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti, rischia infatti di far dimenticare che, dal punto di vista della storia politica e istituzionale, una nuova fase nel rapporto tra Santa Sede e Stati Uniti era iniziato non con l'elezione del suo predecessore cattolico, John Kennedy, nel 60, ma in realtà, al di là dei miti, con la presidenza di Ronald Reagan nell'80, che avviene solo due anni dopo l'elezione al pontificato di Giovanni Paolo II. Infatti l'approccio da parte di Kennedy ai rapporti tra cattolicesimo e politica era ancora, come era tipico in quegli anni nella politica americana, all'insegna di una certa privatizzazione della propria fede e anche specialmente di una certa distanza fra Roma e Washington. E quindi non era una scelta post-costantiniana oppure conciliare, ma rivelava una certa incapacità da parte di quella generazione
dei politici alla Casa Bianca, i best and brightest, di comprendere il ruolo profondo della religione e del cattolicesimo nel mondo globale. E infatti si sa che gli sforzi diplomatici di Giovanni XXIII verso l'Unione Sovietica e i paesi satelliti sconcertavano l'amministrazione americana. E quindi si può parlare di una ambivalenza nelle relazioni tra il Vaticano e le amministrazioni democratiche di Kennedy prima e poi di Lyndon Johnson, con tutto quello che la guerra in Vietnam significa le tensioni, specialmente nella prima metà degli anni 70. E questo quindi parla di una scarsa sinergia tra gli anni 60 e anni 70 tra Stati Uniti e il Vaticano. E come ha scritto in un libro di qualche anno fa Andrew Preston, cito, nel complesso né Kennedy né Johnson sapevano davvero cosa pensare dei cambiamenti nella religione degli anni 60 e tantomeno cosa farne. E per la prima volta in tre decadi la fede era più una complicazione che un complemento per la politica estera americana. Fine citazione. E lo stesso, cioè la fede come una complicazione, il cattolicesimo come una complicazione, si potrebbe dire in modo diverso per gli anni 70, cioè per l'amministrazione Nixon, Ford e Carter. Era un decennio in cui erano palesi elementi di tensione tra la visione del mondo dell'amministrazione americana e il mondo cattolico in Vaticano e non solo. Era una tensione ancora maggiore fra il modello americano e quei movimenti del mondo cattolico in cui era chiaro il legame fra alcuni temi della dottrina sociale della Chiesa e le categorie marxiste di analisi storica. Gli anni 70 proiettavano sull'orizzonte della geografia globale della guerra fredda i contorni di un transnazionalismo e terzomondismo cattolico la cui matrice teologica nel post Vaticano II esprimeva non solo il rifiuto di allinearsi acriticamente al cosiddetto mondo libero guidato dagli americani, ma proponeva anche una denuncia della crisi interna alla civiltà occidentale, il colonialismo, il militarismo e il consumismo a guida americana, il modello americano. E quindi era una tensione tra una prima fase della globalizzazione del cattolicesimo post Vaticano II e una politica estera americana, una tensione che era destinata a durare ma anche a rimanere, io credo, sotto traccia per quasi mezzo secolo, cioè fino al pontificato di Papa Francesco. Ma tornando agli anni Ottanta, io credo che sia un vero cambiamento di scenario, non solo un cambiamento di relazioni personali tra i due leader, ma all'interno di un piano strategico di collaborazione sullo scacchiere internazionale, molto più da parte americana, ma anche con una certa intenzionalità da parte vaticana. È chiaro che l'amministrazione Reagan aveva inaugurato un nuovo allineamento col papato sulla base di un più energico anticomunismo, ma era un elemento da entrambe le parti, anche da parte della Vaticana, con, è abbastanza noto, con una nuova impostazione data da Giovanni Paolo II alla missione del segretario di Stato Casaroli rispetto agli anni di Paolo VI. Casaroli rimane, ma con una missione diversa. Da parte del Vaticano c'è anche, credo, un'intenzionalità di rafforzare un legame con gli Stati Uniti, sia politico ma anche ecclesiale. Giovanni Paolo II visita gli Stati Uniti per ben 5 volte, nel 79, 87, 93, 95 e 99, più due brevi soste in Alaska nell'81 e nell'84 sulla via verso il Medio Oriente, verso l'Estremo Oriente, e in entrambe le occasioni Giovanni Paolo II in Alaska incontra Ronald Reagan,
Ed è un pontificato che, al contrario di Papa Francesco, non si limita a un approccio solo alla costa est, che è il luogo storico di approdo dei cattolici dell'Europa continentale, ma si inoltra anche in altre aree del paese nei suoi viaggi. Questo è importante perché in quel momento nel cattolicesimo americano prospera un certo cristatantismo avant la lettre, oppure senza la lettera, che si esplicava in una recezione selettiva del magistero voitiliano sulle questioni specialmente dell'aborto, della libertà religiosa e dell'anticomunismo. È interessante il libro uscito qualche mese fa da Massimo Borghesi per gli Acabook, che ricostruisce questa storia dell'americanismo cattolico tra gli anni 80 e gli anni 90. E quindi c'è un allineamento tra gli Stati Uniti di Reagan e il Vaticano di Giovanni Paolo II che diverge sul piano dell'analisi sul futuro del capitalismo e del mondo libero con Giovanni Paolo II, continua una dottrina sociale della Chiesa che è molto critica ancora sul modello economico dominante. Ma questo avviene nel contesto di una recezione molto idiosincratica del magistero e del pontificato degli Stati Uniti, che si avvicina, e lo si è visto negli ultimi anni, durante Donald Trump specialmente, con una certa evangelicalizzazione del cattolicesimo americano, che si apre, e si compromette, se si può dire così, con alcune correnti della teologia protestante che vanno sotto il nome del Vangelo della prosperità. Questo è un fenomeno che inizia negli anni 80 ed è l'onda lunga di un cambiamento socioculturale all'interno della Chiesa americana che incomincia negli anni 50 e anni 60 con la cosiddetta suburbanizzazione del cattolicesimo che entra nella middle class, e si nazionalizza. E sì, se si può usare questo termine, insomma, imborghesisce, e quindi c'è un allineamento che dal lato interno va al di là di quelli che erano i limiti pensati dal Vaticano o di Giovanni Paolo II per questa alleanza con gli Stati Uniti di Ronald Reagan. E qui aggiungo solo quello che Luca Ferracci ha già detto sull'effetto che ha negli Stati Uniti il silenziamento da parte vaticana della teologia della liberazione. Questo è un messaggio evidentissimo, in modo tale che una certa teologia liberazionista riemerge solo molti anni dopo, in anni recenti, con degli affluenti diversi del liberazionismo, che sono la teologia femminista e specialmente in questi ultimi anni la teologia antirazzista, ma è una teologia della liberazione che viene letteralmente tolta dalle mani ad un cattolicesimo americano bianco, allora, che aveva moltissimi contatti con l'America Latina. I Merino Brothers, Merino Priests, e così via, che è un'esperienza che negli anni dopo, con Giovanni Paolo II e successivi viene sostanzialmente troncata. Ora, per avvicinarsi alla conclusione, cosa rimane del cristatantismo?
rimane una questione storica che è importante, che io credo emerga alla luce di quello che è successo negli ultimi 8 anni con il pontificato di Papa Francesco, che in modo a volte esplicito, ma in modo molto spesso implicito, ridiscute in modo radicale le ideologie del cristianesimo, sia politiche e sia teologiche. E questa ridefinizione da parte di Papa Francesco come latinoamericano, come gesuita, il primo papa non europeo e del Mediterraneo che vede il mondo dall'America Latina, questo è, io credo, e ne ho scritto nel mio ultimo libro, è alla radice delle fortissime scosse di rigetto del pontificato in questo paese, sia all'interno della Chiesa Cattolica, sia all'interno del paese in quanto tale. Basta ricordare le reazioni ai difficili rapporti che ci sono stati tra Papa Francesco e Donald Trump, e all'interno del cattolicesimo, ma anche con gli epigoni di quello che era Jerry Falwell, i nomi come Graham o Liberty University, è un riemergere del vecchio anticattolicesimo protestante americano, ma con una formula nuova, perché ora è un legame che viene ripudiato rispetto a quello che fu il tentativo degli anni Ottanta, che ha messo radici in questa Chiesa e in questo cattolicesimo politico. E quindi ora, secondo me, alla luce di questo pontificato, è importante riesaminare quel periodo, quella presidenza e quel pontificato anche di Giovanni Paolo II, per comprenderne il punto di svolta di un certo tipo di americanismo, di cattolicesimo e di pontificato, a un altro che io credo introduca a una nuova fase nei rapporti tra cattolicesimo e la storia globale e il mondo globale. Mi fermo qua e ringrazio per la pazienza. Grazie a Massimo Fagioli, non soltanto per averci riportato alla contemporaneità, ma anche per aver inserito nella discussione, nel dibattito, l'idea della ricezione selettiva, che può essere un dispositivo molto utile a comprendere il modo con cui l'amministrazione Reagan, il conservatorismo statunitense di quest'anno, si approcciava, di quell'epoca, si approcciava appunto al magistero di Giovanni Paolo II, al magistero della Chiesa. Avevamo promesso appunto di gettare lo sguardo su forme diverse di fondamentalismo, quindi do con piacere la parola ad Adele Valeria Messina, che si occuperà invece del sionismo cristiano, di una cosa poco studiata, ancor meno dei rapporti tra il conservatorismo cattolico e Reagan, cioè i rapporti tra il Ronald Reagan e il sionismo cristiano. Quindi torniamo in un certo senso sul terreno degli effetti geopolitici della politica religiosa di Reagan negli anni Ottanta. Quindi prego Adele. È bella l'espressione sionismo cristiano e i rapporti anche di questo tema con la questione della geopolitica, perché in realtà quando è arrivata la famosa email da parte di Luca su questa tematica, la connessione, l'amicizia che io ho definito subito simbiotica tra Jerry Falwell e Menachem Begin, dissi a me stessa, poi anche l'ho scritto, conosco pochissimo questa tematica, però ricordavo un vecchio discorso durante una lezione di storia contemporanea, ed era il discorso di Ronald Reagan a Dallas il 22 agosto del 1980. Quindi su quella base
La mente ritornata sul fatto che quest'uomo, quando prima ancora di candidarsi, fosse un attore, quindi combinando una serie di aspetti, dissi ok, accetto la sfida. Quindi io in realtà mi sto muovendo in un terreno molto, molto vergine, e domani io stessa mi contraddirò, cioè dirò, rivedrò alcune cose. Però proprio per come dire, entrare nel vivo di questa amicizia simbiotica, cioè che cosa conviene a Jerry Falwell, che cosa conviene a Menachem Begin, e che cosa e chi è in un certo senso l'altro attore, non più attore ma attore politico, Ronald Reagan, è importante appunto muoversi attraverso, o meglio ancora usare, una chiave analitica che si può definire un po' nesso circolare, e che lega la questione della politica nazionale, che diventa internazionale nel momento in cui la politica di Begin si sposa con quella di Reagan, e da qui quindi il taglio anche geopolitico, senza ovviamente affrontare tematiche di guerra fredda internazionale, però appunto cercando un contesto particolare, un recinto entro cui muoversi, e poi soprattutto il discorso della religione, la dimensione religiosa quanto aiuta a comprendere, nella fattispecie del sionismo cristiano, quindi come diceva prima il professore Massimo Fagioli, un riemergere del vecchio evangelicalismo americano, che ha molto a che fare con quello risveglio religioso che ci si ritrova alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma quanto, ecco, questa dimensione religiosa non è o non sia abusata, cioè non ci si allontani dal vero contesto religioso e viene invece usata appunto in modo non forte o non vero, riferendosi appunto ai contenuti della stessa religione. E a far, come dire, da cerniera in tutto questo sono appunto i discorsi. In particolare aiutano tantissimo tre discorsi di Ronald Reagan, i primi durante la sua presidenza, quelli del 9 settembre del 1981, quello del 21 giugno 1982 e del 1 settembre 1982. Anche se il discorso, come dire, che aiuta tantissimo a comprendere l'amicizia e quindi il rapporto tra virgolette geopolitico di Begin e Ronald Reagan è sicuramente il discorso del 22 agosto 1980 a Dallas. Lì è importante questo discorso perché a Dallas si trovano molti evangelicali, quindi la fattispecie del sionismo cristiano. È importante analizzarlo in questi termini. In quell'occasione Ronald Reagan non è ovviamente ancora presidente, ma stabilisce i contorni di quella che può essere una specie di alfabetizzazione religiosa, nel senso che inizia a tessere il rapporto che esiste tra gli ebrei e gli americani, lo Stato di Israele, paese modello da imitare, e gli Stati Uniti d'America, paese con una missione, quindi ritorna alla vecchia ideologia del destino manifesto, sotto altri aspetti, però con abiti nuovi, utilizzando un'espressione poco felice, però ecco, ammantata di altro. Questi valori sono giudeo-cristiani, sono condivisi, appartengono a entrambi i paesi e soprattutto aiutano a portare i veri valori, quelli della pace, della giustizia, della democrazia. La cosa più interessante è che in questo discorso sempre Ronald Reagan fa riferimento alla libertà religiosa, quindi importantissima, cruciale nel contesto dell'alfabetizzazione religiosa, e anche della libertà di coscienza. Ma proprio in quell'occasione, un po' forse non avendo ascoltato Ronald Reagan, il battista Bailey Smith fa un errore. O meglio, viene richiamato per quanto dice e in un certo senso deve compiere un atto pubblico di ammissione di colpe, perché dirà gli ebrei, o meglio Dio, non ascolta la preghiera degli ebrei. Qui, come dire,
lo stesso Reagan immediatamente si discosta da questo plateale errore, però quell'errore permette a Falwell di cancellare la vena di antisemitismo, ecco perché è un discorso importantissimo, che in realtà appartiene all'evangelicalismo. Francesca prima spiegava in modo fantastico il fatto che questo evangelicalismo, il cristianesimo, in realtà la stessa moral majority non nasce soltanto con gli evangelicali. A fondarla ci sono anche un ebreo, altri due cattolici, ed è ampio lo spettro di queste persone che prendono delle forti posizioni. Però, ritornando quindi al famoso errore di Smith, in quell'occasione viene subito allontanato pubblicamente, perché ci sono sul Jewish Telegraph o sulla Film Post, la stampa pubblica è aperta e chiara, viene richiamato da Dan e anche dal rabbino Tannenbaum perché lui in un certo senso da battista non può permettersi, concedersi tra virgolette posizioni che vanno contro la libertà religiosa. E Falwell invitando pubblicamente Smith ad ammettere di avere sbagliato, che le sue intenzioni in realtà fossero altre, eccetera, eccetera, compie un gesto clamoroso, perché riesce a connettersi, ad avvicinarsi a quello che è il consenso appunto dei sionisti cristiani. Molto brevemente. Il sionismo è un concetto che meriterebbe altri cantieri a parte. Siamo alla fine dell'ultima giornata, l'ultima sessione, io sono tra le ultime che parlo, quindi non è possibile dilungarci su questo concetto, ma quello che è importante è che questa rivisitazione dell'evangelicalismo americano, secondo la seconda accezione, perché ve ne sono diverse, presuppone che gli ebrei ritornino appunto a Sion. E qui ci si bisticcia un po', ecco, l'antisemitismo in un certo senso, quello contro cui era stata anche scritta, uno dei tanti motivi, anche Nostra Etate, quindi il famoso incontro grazie a Maria Vangevani di Julie Zach e di Giovanni XXIII, cioè la vecchia alleanza non può essere sostituita dalla nuova alleanza. Nel momento in cui gli ebrei tornano a Sion, ma questo ritorno a Sion coincide con il Messia Gesù Cristo, è plateale con la vena della sostituzione della tesi del supersessionismo. Quindi su questo Falwell lavora tantissimo e le sue stazioni radio, televisive aiuteranno, perché pubblicamente l'anno dopo, nel dicembre dell'81, Smith dirà: io ho dei buoni rapporti con gli ebrei, mi scuso per quanto detto, e questo è un elemento importantissimo. Perché però, ecco, perché ci si muove in questo tessuto sionista cristiano? Perché è importante? La politica di Ronald Reagan è una politica che guarda, ed è anche testimoniato dagli altri tre discorsi, quello che del 9 settembre dell'81 un po' anticipa e velata la teoria del manifesto, del destino manifesto, anche perché fa riferimento a un passo di Ezechiele 34 capitolo, che ricorda anche Geremia 32, in cui occorre ecco, ritornare a Sion, questa nella terra, in Medio Oriente. Questo discorso quindi anticipa, o meglio, prepara ad una sua politica di sguardo verso est, in particolare perché Israele si presenta come una specie di baluardo di roccaforte, paese democratico, che garantisce una specie di posizione contro il male sovietico, quello che sarà appunto nell'83 dichiarato. Quindi ci si muove contro un ateismo comunista, l'Unione Sovietica, e Israele garantisce nello stesso momento
sto raccontando in soldoni, quindi la generalizzazione non aiuta, però i discorsi sono molto forti. Menachem Begin ha un altro obiettivo, lo Stato di Israele, garantirsi la sicurezza al nord, quindi il Libano che deve essere liberato, ecco poi l'invasione anche nel giugno dell'82, deve essere liberato, libero dall'OLP guidato da Maroniti e in un certo senso le due politiche, quella nazionale di Begin e quella nazionale che non è più tale di Reagan, si sposano e diventano una politica internazionale che trova il consenso ampio, elettorale e non solo, non è un caso che la moral majority nasce nel 79 e cada nell'89, analizzando quindi la sua, sarà sostituita, è figlia della vecchia destra cristiana, ma andando al di là di queste puntualizzazioni, sposa il consenso, ecco, di evangelicali che tendono, desiderano, perché lo dichiarano i testi biblici, ecco, l'uso improprio della Sacra Scrittura che se ne fa, e da qui anche la deriva fondamentalista, nel senso che quando religione e interesse di nazione particolare di un singolo paese si incontrano, ed è chiaro dai discorsi che se ne fanno e poi dalle politiche adottate, si ha una deriva e quindi ci si allontana. Questo è uno dei grandi nodi che questo contributo cercava di esaminare. Ci si interroga, ecco, i veri valori della libertà religiosa e della libertà di coscienza proclamati a Dallas, proclamati poi il 9 settembre dell'81 da Reagan, quindi da prima presidente e da dopo presidente, mi sto andando alle conclusioni perché credo che non debba più parlare, che fine, ecco, hanno fatto, nel senso che in realtà Reagan possedeva quella specie di alfabeto Begin in grado di permettere a entrambi di parlare di religione e quindi di dialogare tra le parti, di garantire il non conflitto politico-religioso. L'aspetto forse più cruciale è l'ultimo discorso, quello del in analisi, non l'ultimo discorso ovviamente di Reagan, il discorso del primo settembre dell'82. E questo discorso è particolare perché si vede la politica un po' di particolare di Ronald Reagan, in quanto lui alla fine si esprime dicendo che cosa riconciliare. L'annessione, ci si muove verso, ecco, si muove verso una politica che guarda sia alla Palestina e sia allo Stato di Israele. Ritornando indietro al discorso del 21 giugno 1982, il discorso dopo l'invasione del Libano, è importante soffermarsi su quanto dice Menachem Begin, invitato per la seconda volta da Reagan negli Stati Uniti, quando afferma che la stampa americana abbia sbagliato nel sostenere che Israele, utilizzo il congiuntivo, abbia invaso il Libano. E lui dice: Israele non ha invaso nessun paese. Non vogliamo prenderci nessun pezzo, è bellissimo il suo discorso, anche la cadenza che ha, perché Begin conosce benissimo il sionismo di destra polacco, figlio di Jabotinsky, quindi sa muoversi anche con la retorica. Però ecco, in quel contesto, anche qui di nuovo Falwell aziona, fa partire le sue reti televisive e radiofoniche, in cui invita gli evangelicali a non condannare, anche perché gli evangelicali non sono l'unica espressione dell'elettorato di Reagan e quindi non verrà meno il sostegno a Israele, a non condannare l'operato di Israele, in quanto
intanto ecco, l'obiettivo dei due paesi è quello di liberarsi del male sovietico, che per Israele sono i paesi a nord, Libano, anche la Siria, ma il contesto è un altro, la storia è diversa. Sì, la conclusione è una domanda. Ed è quella che in realtà questo sionismo cristiano, che sembra appartenere, secondo una certa letteratura, al risveglio religioso del secondo dopoguerra mondiale, potrebbe non avere granché a che fare appunto con il risveglio religioso, ma sia semplicemente il rivestimento della vecchia ideologia del destino manifesto che viene appunto utilizzata e che casualmente si incrocia con quella di Begin, nel caso ovviamente di Reagan. Grazie Adele, lasciamo la tua domanda insieme alle nostre al professor Luponi. Buonasera, anche a beneficio della registrazione torno a ringraziare Luca Ferracci per avermi coinvolto in questo workshop. Al di là della caratterizzazione del 79 come l'anno della rivincita di Dio, almeno sul versante degli Stati Uniti, sono proprio gli anni 80 il periodo in cui la religione è sembrata tornare a essere almeno in parte una fonte di ispirazione per la politica, anziché un mero pretesto o una semplice scusante per orientamenti indotti da altre motivazioni. Nel complesso le relazioni del panel si interrogano sulle interazioni tra l'evangelismo e il cattolicesimo da un lato e le politiche reganiane dall'altro. Alcune ricerche sono ancora un po' uno stato embrionale, come ovvio in un cantiere storiografico. Penso ai contributi sui discorsi di Reagan, che sicuramente si potranno arricchire grazie alla riapertura della Reagan Library, che permetterà la consultazione delle minute dei discorsi del presidente e delle carte di alcuni dei suoi principali speech writers, a partire da Anthony Dolan. Gli anni Ottanta, come suggerisce il titolo del panel, devono essere collocati in una prospettiva più ampia. Lo fa Fagioli sul versante del cattolicesimo, su quello dell'evangelismo si potrebbe partire dall'osservare che il rilievo politico del fondamentalismo protestante fu possibile soprattutto grazie alla mobilitazione dei fedeli attraverso un sapiente ricorso ai media. Televangelismo, fenomeno sfruttato con grandissima abilità da Jerry Falwell Sr. e da Pat Robertson, però affondava le sue radici nell'esperienza dei radiopredicatori degli anni tra le due guerre mondiali, di cui il sacerdote cattolico Charles Coughlin, antisemita dichiarato, filofascista dichiarato, fu probabilmente l'interprete più rilevante. Allo stesso modo è innegabile che il sionismo cristiano statunitense si sia consolidato grazie ai rapporti tra Begin e Falwell all'inizio degli anni Ottanta, al superamento del pregiudizio antisemita di Bailey Smith, come Messina richiamava opportunamente, anche con dovizia di particolari. Però le sue origini risalgono perlomeno al 1970, cioè alla distribuzione di His Land, un documentario girato dalla Worldwide Pictures, la casa di produzione del televangelista Billy Graham, che esponeva le argomentazioni della teologia cristiana per difendere l'esistenza dello Stato di Israele. Del resto, proprio all'inizio degli anni 70 risale l'appiattimento di Washington sulle posizioni di Israele, considerato dall'amministrazione Nixon una risorsa strategica degli Stati Uniti per la guerra fredda in Medio Oriente. Parimenti sarebbe utile interrogarsi sull'onda lunga del sionismo cristiano, in particolare sulle sue sinergie con i neoconservatori nella War on Terror di George W. Bush e nella sua idea di democratizzazione manu militari del cosiddetto Grande Medio Oriente dopo gli attentati dell'11 settembre. D'altro canto, per tornare
al contributo di Fagioli, accanto alle critiche al neoliberismo indiscriminato con i conseguenti tagli al welfare intrapresi proprio a partire dalla presidenza di Reagan, i conflitti bellici in Medio Oriente hanno rappresentato un altro fattore di scardinamento del cristiano-atlantismo, a partire dall'opposizione di Giovanni Paolo II alla guerra cosiddetta per la liberazione del Kuwait e alle difficoltà che le opposizioni del pontefice creò con alcuni partner europei di Washington, come l'Italia, il cui governo aderì solo torto collo alle operazioni militari. Inoltre, il cristiano-atlantismo non ebbe solo il focus latinoamericano, come accennava Ferracci in una nota della sua relazione. La CIA, guidata dal cattolico Casey, sostenne clandestinamente Solidarnosc in Polonia, a prescindere dal fatto che l'appoggio potesse essere o meno una sorta di contropartita per la liquidazione della teologia della liberazione da parte del Vaticano. E qui ci fu un altro terreno di incontro con la Santa Sede, anche se poi Giovanni Paolo II, i vescovi polacchi, criticarono le sanzioni economiche imposte dall'amministrazione Reagan dopo la proclamazione della legge marziale in Polonia nel dicembre del 1981. Poi, in considerazione del pragmatismo quasi universalmente riconosciuto a Reagan, un aspetto comune delle quattro relazioni è il rapporto tra retorica e realtà. Andrebbero quindi approfonditi gli aspetti strumentali della convergenza tra il presidente, i cattolici e gli evangelici. Fagioli, anche prima nell'esposizione, sottolineava la ricezione selettiva del magistero voitiliano da parte dell'amministrazione Reagan, con una sintonia con il Vaticano su anticomunismo e invece opposizione alla laicità dell'introduzione volontaria della gravidanza, ma con profonde divergenze su questioni come l'idea del capitalismo rampante senza limiti e soprattutto l'appoggio palese dell'amministrazione Reagan al mantenimento della pena di morte negli stati in cui era stata riconosciuta. Mi verrebbe da aggiungere che già Massimo Franco ha osservato che se ci fu un tentativo di Washington di arruolare il pontefice nel partito americano, in parallelo Giovanni Paolo II provò a utilizzare le strategie statunitensi per i propri fini. E le ambiguità del reganismo furono presenti anche nei rapporti con gli evangelici. Messina ha ricordato le campagne a sostegno di Israele, degli evangelisti, però Reagan rivelò anche la propria indifferenza verso il sionismo cristiano quando per esempio condannò in maniera estremamente dura il raid contro il reattore nucleare iracheno di Osirak nel 1981, arrivando addirittura a paragonarlo all'invasione sovietica dell'Afghanistan. Inoltre sarebbe da chiedersi in quale misura la cooptazione dei cattolici nella promozione delle politiche anticomuniste da parte dell'amministrazione Reagan in America Centrale, soprattutto in Nicaragua, abbia trasceso la mera dimensione ideologica e religiosa e non sia stata invece un mezzo per esercitare pressioni su un congresso contrario a sostenere gruppi insurrezionalisti come i Contras. È infatti probabile che Reagan avesse cercato sia di modificare la percezione della crisi da conflitto regionale a una sorta di Armageddon dello scontro tra il mondo libero e il totalitarismo, sia di mobilitare la componente più conservatrice dell'elettorato cattolico in quanto lobby per intervenire sui legislatori, per persuaderli a revocare gli emendamenti Boland che impedivano gli aiuti militari
ai Contras. Non dimentichiamoci che in parallelo Reagan forniva armi al regime iraniano, no? Abbiamo parlato di estremismi, il 79 di rivincita di Dio, il 79 è anche l'anno della presa del potere da parte di Khomeini, che è il nemico pubblico numero uno ufficialmente non soltanto degli Stati Uniti, ma anche e soprattutto dello Stato di Israele. Tornando allo scacchiere centroamericano, viene da domandarsi se la scoperta del dittatore anticomunista José Ríos Montt non sia stato un altro tentativo di attivazione della moral majority per indurre ancora una volta il Congresso a ripristinare gli aiuti militari al governo guatemalteco dopo che questi aiuti erano stati sospesi ai tempi dell'amministrazione Carter a causa della violazione dei diritti umani nel paese. Tra l'altro, a riprova dei collegamenti tra amministrazione Reagan e Israele, al di là dello scenario medio orientale, fu proprio Israele a fornire armi e addestramento alle forze di sicurezza di Ríos Montt proprio per ovviare ai limiti imposti all'amministrazione Reagan dal Congresso. Un altro aspetto che accomuna alcuni saggi è l'attenzione per l'inserimento di evangelisti e cattolici nell'amministrazione Reagan, scardinando il luogo comune di una presidenza evangelica, sia Ferracci per l'America Centrale, sia Cadedu per lo Speech Writing Department, sembrano suggerire una prevalenza dei cattolici nel policy making e anche nella comunicazione del policy making reganiano. Il discorso potrebbe essere esteso al fatto che erano cattolici 11 dei 33 titolari di Castero nelle due amministrazioni Reagan, 4 dei 6 consiglieri per la sicurezza nazionale, nonché 2 dei 3 giudici fatti insediare da Reagan alla Corte Suprema, Antonin Scalia e Anthony Kennedy. Kennedy fu nominato dopo che il Senato ebbe bocciato un altro cattolico indicato da Reagan, Robert Bork, e per paradosso gli evangelici cercarono di impedire la conferma dell'unico membro protestante scelto da Reagan, Sandra Day O'Connor, una episcopaliana, perché la ritenevano troppo moderata sulla questione dell'aborto. Fare proprie le aspirazioni di evangelici e cattolici, come ricorda anche Ferracci, significava per Reagan sperare di conquistare i voti di questi gruppi. Viene da chiedersi quanto le esigenze elettorali abbiano contribuito ad allineare, almeno nella dimensione della retorica, le posizioni di Reagan con quelle di queste due componenti religiose. Per esempio, in quale misura l'anticomunismo plateale in America Centrale, penso anche a un episodio come l'invasione di Grenada nell'ottobre dell'83, sia stato funzionale al consolidamento del voto repubblicano di una componente emergente dell'elettorato cattolico, quali gli esuli cubani anticastristi. Poi, considerata la mancanza di risultati da parte di Reagan su questioni come l'aborto, la preghiera nelle scuole, come ha sottolineato Cadeddu in apertura, viene anche da domandare quanto l'operato di Reagan abbia rispecchiato la valutazione di Greg Foster, estendendola ai rapporti con i cattolici. Foster ha affermato che i politici avevano abilmente pescato dagli evangelici soldi, voti e il tempo dei volontari, offrendo in cambio ben poco di sostanziale. Ad ogni buon conto, anche le dinamiche elettorali travalicano gli anni Ottanta. La scollatura tra il cattolicesimo conservatore e il Partito Democratico aveva cominciato a manifestarsi da oltre un decennio. Nel 72 la posizione pro-choice del candidato democratico alla presidenza, George McGovern, gli aveva alienato i voti di un elettorato che era già in fuga dai democratici perché composto in gran parte da individui di ascendenza irlandese, italiana e polacca,
e quindi europei caucasici, che accusavano il Partito Democratico di essersi appiattito sulle rivendicazioni degli afroamericani a tal punto da aver permesso forme di discriminazione alla rovescia dei bianchi, come il busing, come l'affirmative action. In fondo era un'anticipazione di quel 50% di cattolici che avrebbe votato Trump nel 2016 e del 47% che avrebbe fatto altrettanto nel 2020, incurante del cattolicesimo di Biden e delle tensioni tra l'amministrazione Trump uscente e il Vaticano. Eppure, secondo Andrew Flint e Joy Porter, prima di Reagan sarebbe stato Jimmy Carter, un fervente battista che non a caso si proclamava un born again Christian, a portare a puntare sulla mobilitazione elettorale degli evangelici nel 76, proprio per far recuperare terreno al Partito Democratico dopo la debacle subita da McGovern 4 anni prima. Anche in questo caso, in quale misura è condivisibile l'ipotesi di Flint e Porter su Carter precursore del comprendere l'importanza del voto degli evangelici? Inoltre, come fu possibile che nel 1980 la moral majority si fosse indirizzata su un evangelico quantomeno ambiguo per il suo profilo biografico, quale Reagan, come ricordava Cadeddu attraverso testi, anziché su un battista convinto come Carter? Forse perché anche per gli elettori evangelici l'economia contava più dello spirito, e quindi la domanda di Reagan, "Are you better off today than you were 4 years ago?" pesò più dei trascorsi matrimoniali del candidato repubblicano. Per rovesciare l'asserzione del Vangelo di Matteo, non di sola parola di Dio vive l'elettore, ma anche di pane, almeno in tempi di stagflation. Vi ringrazio per la pazienza e spero di essere rimasto nei tempi. Sì, professore, siamo noi forse che non siamo rimasti nei tempi, non sono stato un ottimo moderatore, mi scuso per questo anche con i colleghi, perché il tempo è agli sgoccioli, anzi lo abbiamo superato, ma c'è comunque il tempo per ringraziarla, per la puntuale, per ringraziare i relatori naturalmente ancora una volta del loro contributo e per ringraziare lei della puntualità e della pertinenza dei suoi commenti ai nostri lavori, ai nostri paper, per le cose che ci ha detto, che non sapevamo, e le sue questioni, le sue domande saranno utili specialmente a chi, per esempio me, parlo per me e per Francesca, sono agli inizi delle loro ricerche, saranno sicuramente appunto i suoi spunti utili per portarle avanti e, appunto, in maniera proficua. Ecco, quindi insomma, grazie, ecco, qualche minuto per ringraziarla nuovamente e ringraziamo, io e Francesca ringraziamo anche naturalmente i relatori e anche attraverso la persona di Giulio Argenio anche il Sisco, che ha accettato la nostra proposta di panel, l'ha selezionata e ci ha permesso di tenere questo panel, di confrontarci con lei, con il professor Massimo Fagioli e raccogliere questi spunti, queste indicazioni e queste suggestioni molto interessanti. I spunti sensati vengono dalle relazioni stimolanti. Grazie, allora. Grazie, posso rubare solo un minuto per dire che c'è stato un panel sull'antiprotestantesimo cattolico nella prima mezza mattinata, che appunto se solo avessimo fatto il convegno in presenza certamente sarebbe stata un'ottima occasione di dibattito con noi. E ci sono colleghi come Luca Castagna e Donato Di Sanzo nel panel, ci sono stati che con i quali ormai da anni dialoghiamo. E poi vi dico solo che tra le altre proposte che quest'anno siamo stati fortunati, la Sisco ha accettato anche una proposta di seminari che andranno avanti a cadenza mensile a partire dal prossimo ottobre sul linguaggio della diversità religiosa, e vi manderemo la locandina in mailing list così che tutti possano partecipare. Grazie a Giulio Argenio. No, grazie a tutte e tutti voi e complimenti. Io sono qui a fare cose principalmente tecniche, però è stato un bellissimo panel, molto interessante, anche per chi come me ha solo ricordi di triennale di queste questioni. Sì, purtroppo il tempo mi pare decisamente agli sgoccioli,
Come dicevate, comunque, appunto, teoricamente il panel sull'antiprotestantesimo dovrebbe essere stato registrato, quindi penso verrà messo online non so quando, ora darò le registrazioni, quindi eventualmente chi non l'avesse già visto penso potrà rivederlo, ecco. E, quindi io credo di poter concludere la registrazione se nessuno ha altro da aggiungere. Vi ringrazio ancora e buona serata, buon weekend anche. Grazie a voi, all'anno prossimo. Grazie a tutte e tutti. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci a tutti e a tutte.